Allora, io ho preparato del latte di riso, l'ho fatto bollire, l'ho fatto scaldare, integrale. Riso da base integrale, sì. Non prendete quei latti addizionati con calcio, con tutti gli integratori che non serve. Per i bimbi basta mettergli dentro dell'orzo solubile. Di solito per gli adulti, quando noi facciamo le cene, aggiungiamo dell'anice stellato, che è molto buono, molto aromatico e come il caffè dopo cena. Volevo prepararvi farvi le due colazioni, le due versioni, delle cecine dolci e delle cecine salate. Uso un po' di olio di extravergine di oliva per farle. Allora, si prende una tazza di farina di ceci, due tazze di acqua, sale. Generalmente si mette a bagno la sera prima. È la stessa ricetta per fare la farinata. Siccome io non l'ho messa a bagno ieri sera, gli ho messo un pizzico di bicarbonato per renderle più digeribili. Adesso, man mano che vengono pronte, ve le facciamo assaggiare, perché devono essere mangiate il più caldo possibile, perché il cecio, se lo lasciamo lì, diventa duro, poi non è gradevole. Se siete d'accordo, adesso io proverei la parte dolce e facciamo la stessa cosa, però qua ho messo dentro invece dell'acqua il succo di mela. Questo qua lo sto friggendo con l'olio di mais, perché l'olio di oliva ha un gusto molto forte, però andrebbe bene lo stesso. L'olio di arachidi va bene per il punto fumo, che è molto alto. E gli mettiamo sopra della crema di nocciola che ho dolcificato con del manzo di riso. Il menù di oggi è questo: un risotto con le mandorle all'aroma di limone. I bambini quell'aroma di acido piace un sacco. Ci sono queste mandorle che, se volete un sapore più intenso, le possiamo tostare. Le metteremo insieme al riso con due parti di acqua. Le mettiamo sul fuoco, sempre il solito, aspettiamo che vada a bollore, saliamo, coperchio sopra, se avete lo spargifiamma sotto meglio ancora, fiamma al minimo. Quando il riso è cotto, dopo 50 minuti, gli grattugiamo dentro un po' di limone e lo mantechiamo. Questo pan dorato al tofu. Si prende il tofu, lo si mette in un frullatore, si aggiunge un pochino di acqua, poca, perché la consistenza deve essere abbastanza densa. Si mette del sale, se avete anche della salsa di soia o tamari o shoyu, e una volta che l'abbiamo frullato bene, lo si mette su una teglia. Poi si prendono queste fette di pane, si passano in questa crema di tofu e si friggono. Dopo ho affiancato, visto proprio perché abbiamo fatto tanto fritto, delle rape al forno. Le rape, insieme al rapanello, insieme al daikon, hanno proprio questa proprietà di sciogliere i grassi, e generalmente si affianca sempre una di queste verdure là dove c'è un fritto in modo particolare. Le rape vi consiglio di dargli una scottata prima, perché è una verdura molto dura. Se la mettiamo direttamente nel forno, rischia di arrivare a bruciare senza che si sia cotta bene, a meno che non avete un forno a vapore, allora è diverso. Io le scotto un pochino prima, 4-5 minuti, poi le metto nella teglia, le condisco con sale e olio, gli metto il rosmarino e le metto nel forno. Poi per la parte di verdura cruda ho fatto delle carotine grattugiate. Di dolce invece ho pensato di farvi assaggiare queste praline, che vengono preparate col miglio, cotto nel succo di mela, delle mele dentro e delle albicocche secche e una buccia di limone grattugiata. Una volta che viene cotto, esattamente come si cuociono i cereali, ci vogliono circa 25-30 minuti, lo rovesciamo in una teglia. Quando si è raffreddato, il miglio diventerà duro e noi prenderemo questo miglio, lo staccheremo a palline e lo andremo poi ad arrotolare. Ho pensato di fare tre versioni: una arrotolarlo nel cocco, una arrotolarlo nel cacao per fare i tartufini e una arrotolarla invece nella nocciola fritata. Le possiamo rendere ancora più sfiziose, possiamo prendere la nocciola intera e inserirla dentro, oppure facciamo un buchetto e con stata cosce li mettiamo dentro o una crema di mantova oppure della marmellata. Secondo me dentro il cocco è una favola.
fotografia che secondo me è molto carina. Quando vado nelle scuole i bambini ridono un sacco di questa foto, perché comincio a dire, sì, allora iniziamo a parlare dell'evoluzione umana e tutti, uffa, no? Poi in realtà faccio apparire una figura alla volta, no? Tutte insieme, no? Così vedete, noi arriviamo dalle scimmie, quando erano tutte qui dai primati, poi mano a mano ci siamo evoluti, no? Portando la nostra postura in situazione retta. E poi questa qui invece è la situazione a cui stiamo andando incontro, che è decisamente degenerativa, questa, che è col bicchiere in mano. Vi ho fatto un po' di storia anche rispetto a quello che è stata la nostra evoluzione, ve l'ho spiegata proprio in una tabella e come emerge la differenza di come ci stiamo alimentando oggi, di come invece ci alimentavamo un tempo. La carne proprio la si mangiava raramente e la si mangiava quando si riusciva a cacciarla. E io dico sempre poi che la cosa che abbiamo oggi è questa cattiva qualità del cibo, questa carne che abbiamo che arriva da queste bestie che sono allevate in una maniera disumana, dismuccana. E, non solo le mucche ma anche i polli e i maiali. Mentre una volta c'era l'allevamento libero, no? Le mucche erano libere di pascolare nella prateria, no? Le galline razzolavano nell'aia della fattoria e i maialini anche loro erano liberissimi di andare, no? Oggi invece abbiamo una qualità di carne che è veramente scadente, anche perché questi animali non si nutrono di quello in cui invece dovrebbero nutrirsi. La mucca non si nutre di erba, gli danno da mangiare questo mais e questa soia e lei non riesce a digerirla, non riesce proprio a lavorarla, quindi poi gli crea fermentazione nella pancia e spesso gli praticano un buco alla testa del secondo stomaco e sono costretti a darli via a mano il mangime che mangiano, perché stanno veramente molto male, quindi poi ci sono le infezioni e quindi le riempiono di antibiotici, al di là che le riempiono di ormoni perché devono produrre latte sostanzialmente. Ai maialini questo non lo sapevo, l'ho sentito a una conferenza, gli danno l'aspartame ai maialini, proprio perché il messaggio del forte dolce che dà al nostro organismo è quello di aprire l'intestino e poi di assimilare maggiormente tutte le sostanze nutritive, per cui loro in breve tempo ingrassano di più. Però poi noi ci mangiamo anche l'aspartame che mangiano i maialini. Gli danno delle cose veramente pazzesche purché producano, purché si produca. Io credo però che siamo arrivati oggi ad un punto in cui l'uomo non credo possa mangiare più di quanto si mangi, non so. Quindi io spero che in questa evoluzione e questa sensibilizzazione nell'ambito dell'alimentazione l'industria possa spostare la sua attenzione e smetta di produrre un cibo così poco cibo, insomma, così poco alimento. Qualcosa si sta muovendo. L'altra cosa che io ho pensato di esprimervi sulla dispensa era questa differenza rispetto alle famiglie che c'erano una volta, che erano queste famiglie allargate che vivevano nella campagna e che quindi c'era molto aiuto, anche ci si aiutava molto l'uno con l'altro, no? E dove avevano la loro terra, quindi coltivavano loro, si facevano molti figli proprio perché bisognava poi avere l'aiuto per la terra. E quindi il consumo di alimenti era proprio dato in alta percentuale rispetto ai cereali integrali, ai legumi e le verdure che si coltivavano, no? Poi a mano ci si è spostati verso la città e spostandosi verso la città la famiglia è molto cambiata oggi, no? Oggi si pensa più al proprio nucleo, generalmente io porto quello che si vive a Milano, chiaramente la vostra realtà non la conosco, però quando si vive nel condominio difficilmente si conosce quello che si vive a fianco, vive di fianco a noi. E non c'è collaborazione, non c'è aiuto, ognuno proprio pensa a se stesso, al proprio giardino e basta.
Chiaramente poi la donna ha cominciato a lavorare, si è staccata anche dalla famiglia e questo ha portato un aumento del consumo di cibi quasi pronti, precotti, e una riduzione invece dei cibi che una volta si mangiavano. Quindi il cereale si è sempre di più raffinato, si mangia, c'è stato un grande aumento delle verdure surgelate o delle verdure già pronte e un grosso aumento della carne, perché si fa prima a fare una bistecca piuttosto che cuocere un legume. Vi ho riportato anche delle percentuali che sono un po' vecchiotte, tra l'altro, oggi sicuramente sono cambiate. Ecco, per esempio, la cosa che salta nell'occhio, pensate, le verdure surgelate, c'è stato un aumento del 1650%. Per 120% delle verdure in scatola le carni sono nettamente aumentate. L'alcol del 2638%. Il messaggio che secondo me è importante dare è che non ha nessuna ricerca scientifica che possa supportare questa cosa, ma semplicemente una questione di amore per la famiglia, è quella di trovare un po' più di tempo da dedicare alla cucina e lasciare andare un pochino più, cioè lavoriamo per quello che ci è necessario, sentite da che pulpito, però cerchiamo di lavorare per quello che è necessario lavorare, ma dedicare tempo a far da mangiare per la nostra famiglia. Se noi curiamo l'alimentazione della nostra famiglia, creiamo una famiglia sana e pertanto una società sana. Bisognerebbe andare al Parlamento a far da mangiare, non lasciamolo pure dentro, magari arriva il messaggio. E portare il nostro amore nella famiglia. Il faro ci vuole, è vero che ci vogliono 45-50 minuti, però qua c'è da solo. Sì. Nel frattempo possiamo fare per esempio le praline di miglio con i nostri bambini che si divertono un sacco a fare. E dedicare un pochino più di tempo alla nostra famiglia. Facciamo conto che questo sia un piatto, La metà del piatto deve essere composto da cereale, possibilmente integrale. Nei bambini, anche se non sempre è integrale, soprattutto i piccolini, non è così fondamentale, anzi magari l'intestino immaturo può dar fastidio a loro l'integrale, quindi con le pappe usiamolo perché è assolutamente importante, ma magari passiamolo. Quindi usare il cereale integrale sì, ma per lo svezzamento, come vi ho detto l'altra volta, lo andiamo a passare. Ma da che età si può dare l'integrale? Cioè, a parte del momento che non si deve dare proprio? Ma io gliel'ho dato sui 7-8 mesi comunque, però non è stata una cosa quotidiana che ho fatto, mi davo un po' più spesso il semi integrale, sì. Poi sì, sull'anno o anno e mezzo non ci sono stati problemi, hanno mangiato come noi più. Sì. Quindi il 50% di cereale integrale, l'altra metà del piatto la dividiamo in tre, una parte di proteine e le altre due parti di verdura. Le proteine possono essere date dai legumi, ne parliamo già dei bambini un pochino più grandicelli, da un po' di pesce e dai derivati, questo tofu, questo pandorato al tofu, oppure non so, io il seitan, se è vero che è una proteina, però sono sempre molto, molto titubante a parlarne, perché poi non voglio che si prenda come un'alternativa valida, perché è un'alternativa ma non valida, si può mangiare il seitan. Seitan, sì, una volta ogni giorno, il tofu va meglio, il seitan è glutine condensato, quindi sotto il bambino piccolo io non lo prenderei neanche in considerazione. Per esempio i pediatri lo danno molto in là al legume, danno subito la carne, subito il prosciutto e il legume sugli 11 mesi. Insomma, ci sono delle indicazioni differenti rispetto a queste cose qua. La carne non va data al bambino.
C'è il dottor Berino che ha fatto, ha detto delle cose molto interessanti rispetto al dare la carne così presto. Si dava magari un tempo quando c'era la fame, quando c'era la possibilità di altro, si poteva, per tirare su questi bambini, chiaramente si faceva la classica, il classico brodo di gallina, no? Che gli aiutava a rifarsi. Il legume che potrebbe essere direttamente inserito nell'alimentazione del bambino è la lenticchia rossa, per esempio, no? Che è molto digeribile, non ha la buccia, e quindi iniziare con quella per poi inserire gli altri, che comunque io passerei. E anche il latte crema, sì, fino all'anno passati, poi magari si può pensare di cominciare ad andare diversamente. Un'altra cosa importante è il sale, l'uso del sale. Sul sale ci sono delle ricerche molto interessanti. Il sale non va dato al bambino, bisognerebbe aspettare almeno fino ai 15-18 mesi prima di inserire il sale nelle pappe, però diamo il parmigiano, che non è salato. E, ci sono queste ricerche che di cui i risultati dicono che se si dà il sale troppo precocemente al bambino, il bambino svilupperà una voglia verso il dolce, no? Quindi sarà portato a consumare più succhi di frutta, più bibite gasate, e questo lo porterà ad avere predisposizione all'obesità. E qui, se mi permettete, entro nel mio campo, quindi ci bazzico. È interessante come la scienza abbia dimostrato questa cosa, e mi sarebbe passato a leggere libri dei testi di medicina antichi, no? Che già lo dicevano, quando si parla di polarità dei cibi, no? I cibi espansivi, i cibi contrattivi, il cibo espansivo è lo zucchero, per dire, lo zucchero, il cibo contrattivo è il sale in questo caso, e si attraggono. Quando sono troppo estremi, se io mangio troppo salato, tendenzialmente avrò voglia di mangiare il forte dolce, perché cerco un equilibrio. Quindi è una cosa che già si poteva risparmiare di fare la ricerca. Se mangiamo troppa carne, abbiamo voglia di bere un po' di vino, per esempio, no? Quindi c'è questa necessità che il corpo cerca per intuito di riequilibrare uno scompenso troppo forte, che può essere dato dal sale o che può essere dato dallo zucchero.
Acqua, se non girano di qua, non fate il secondo, non fate il secondo.